puoi avviare. Da adesso Perfetto. siamo anche in diretta su Facebook. Niente, vi lasciamo allora al nostro caro Fabio D'Orazio, al maestro Fabio D'Orazio e ci vediamo poi alla fine. Buona lezione. Buona lezione. Ciao. Eccoci, intanto buonasera a tutti, anche in questa modalità è sempre un piacere, insomma, accettare l'invito di Annalika, di Nadia e soprattutto è anche un piacere, insomma, rincontrarci in qualche maniera, visto che la situazione è quella che è, non bisogna aggiungere nulla a proposito di quello che stiamo vivendo. Dunque, la mia proposta, per questa sera, o meglio, la proposta che rispondeva a quella che mi ha fatto Nadia, era di chiamare questo concerto per l'appunto Parlami d'amore, Mariù. Perché? Perché mi sono chiesto quali canzoni d'amore vado a scegliere, o meglio, quale criterio devo adottare per scegliere queste canzoni, per autore, se sono canzoni da film, per interprete, per magari il poeta che ha scritto questi testi magnifici. A quel punto ho dovuto ripiegare per tanti motivi su una indicazione, cioè quelle canzoni che a me, pur essendo, diciamo, non troppo anziano per averle già vissute e godute quando sono uscite, quelle canzoni che ancora oggi a me suscitano emozioni. Suscitano emozioni nel senso di aver voglia ogni tanto di suonarle, di aver voglia ogni tanto di andare ad ascoltare, di andare a cercare magari interpreti particolari che magari non conoscevo ancora. Il primo brano che ci... Quindi, mettiamola così, stasera sarò una specie di DJ multimediale che insieme a voi ascolterà della bella e buona musica. Il primo brano che vi propongo è Ma l'amore no. Giovanni Danzi, compositore, Michele Galtieri, il poeta paroliere. È un brano che è stato scritto nel 1942 dai due appunto artisti e che fu cantato per la prima volta da Alida Valli nel film diretto da Mario Mattoli, Stasera, niente di nuovo. Alcuni mesi dopo l'uscita del film, la stessa canzone fu incisa da Lina Termini su un 78 giri di chiaramente novecentesca memoria. Ma l'amore no, e aveva sul retro un'altra canzone che si chiamava La porta chiusa, che questo disco è stato pubblicato, era stato pubblicato dalla casa discografica Cetra nel 1943. Naturalmente. C'è anche una versione, diciamo, più ascoltata nel tempo che è quella di Alberto Rabagliati. Ricordiamoci che in quel periodo c'era una tendenza abbastanza esterofila e numerose erano le canzoni anche scritte dai nostri compositori che comunque portavano un ritmo, come dire, esotico, spiccati accenti legati al jazz e invece Ma l'amore no, che ha un gusto assolutamente classico, divenne ben presto un leitmotiv tra i leitmotiv musicali italiani degli anni 40, insieme a un'altra canzone di cui parleremo più tardi, Ti parlerò d'amor, della celeberrima e indimenticata Wanda Osiris. Ultime pillole su questo brano, prima di ascoltarlo, che è stato molto usato anche nel cinema, e cioè è stato colonna sonora di Gli eroi del doppio gioco di Camillo Mastrocinque nel 1962, Telefoni bianchi di Dino Risi del 76 con Agostina Belli, Malena Giuseppe Tornatore nel 2000 con Monica Bellucci e Malamore sì, diretto da Tonino Zangardi e Marco Costa nel 2006. Inutile dire che al contrario di quello che oggi si sente ascoltando le cosiddette cover, se una canzone in quegli anni era bella, tutti
cercavano di cantarla. E quando dico tutti, dico Natalino Otto, Caterina Valente, Iva Zanicchi, Mina, Ornella Vanoni, Gigliola Cinquetti. Pensate che anche Antonella Ruggero, l'ex cantante di Mattia Bazar, Christian De Sica, Mike Patton, Stefano Bollani l'ha suonata tantissime volte. Stop con le parole, azioniamo, condividi lo schermo, ma l'amore no. Grazie, perché so che ci sta ascoltando, anche a mia sorella Maria Rita, che ha voluto condividere questa esperienza registrando i brani, tra l'altro nel salotto di casa sua. Perché non si sente? Perché devi dare il click, devi farlo partire. No, vedi che si ha azzerato la mano. Credo che avessi. Guardando le cose, io dite sto male, io penso le mani saranno appassite. Non è andata la condivisione? Si vede solo. Ok, lo rifacciamo a volte. Lo rifacciamo, può succedere, certo. Ok, stavamo qua. Mm-hmm. Qual è? Numero uno, questo qui. No, questo qui. Ma l'amore no. Mm-hmm. Adesso thank you.
Eccoci, e mi dicono che purtroppo non avete visto granché, nel senso che c'erano soltanto delle schermate tecniche del computer. Speriamo di risolvere la situazione, insomma, a breve. E spero soprattutto vi sia piaciuta questa interpretazione di Malamore No. Dunque, il secondo brano che andiamo a gustare, di cui vi parlerò, è Chitarra Romana. Quindi è una canzone popolarissima italiana composta nel 1934 da Bruno Cherubini, Eldo Di Lazzaro. Bruno Cherubini, una notizia, è il fratello di Bixio Cherubini, che è stato il collaboratore più stretto di Bixio, compositore di Carlo Alberto Bixio, di cui ascolteremo tante canzoni anche in seguito. E fu questa canzone, Chitarra Romana, interpretata nel momento di lanciarla da Carlo Buti nel 1935. Negli anni 30, di pari passo con la crescente, romanizzazione, la chiamerei, della cultura fascista, c'è un vero e proprio boom della canzone alla romana o romana, nel senso stretto del termine. Infatti erano già state pubblicate in quegli anni Signora Fortuna, Quanto sei bella Roma, Canta se la vo cantà. Quindi la melodia di Chitarra Romana si presta a tantissimi arrangiamenti che vanno dal tango alla romanza. Non a caso anche Luciano Pavarotti ne aveva fatto un cavallo di battaglia nelle sue esibizioni, senza naturalmente trascurare il senso dello stornello, quello che aveva consentito a Lando Fiorin di realizzarne una versione che nel 1972 vinse il concorso del Radio Corriere TV. Qualche altra curiosità: tra le versioni arrangiate in forma di tango si ricordano quelle strumentali di Francisco Lomuto, pianista, compositore e direttore d'orchestra argentina, e quella di Robert Henry Garden, violinista e direttore d'orchestra, nato a Bordeaux da famiglia tedesca. Ultima curiosità: nel 1959 Chitarra Romana fu incisa, ne fu fatta una versione da parte di The Mara Sister. Erano tre sorelle, Rose, Lillian e Marisa, nate a Milano, tutte e tre, ma da madre americana e papà italiano, e papà naturalmente musicista. E ne incisero una versione molto particolare, col titolo particolare, che si chiamava Roman Guitar, con il testo in parte in italiano, il ritornello, e in parte la strofa era in inglese, con l'orchestra, pensate un po', di Astor Piazzolla che la suonava. E anche Astor Piazzolla aveva un nomignolo, nel senso che era accreditato come Astor Piazzolla, e gli arrangiamenti vocali di Toby Dannon. Questa versione è la terza tarsa del disco del trio de Mara Sister, Memorie di Roma. Se volete cercare altre incisioni su Chitarra Romana, vi do delle indicazioni. Fernando Orlandis, accompagnato dall'orchestra dei Blue Star di Pippo Barzizza, che l'ha incisa per la Fonit Cetra, Carlo Buti nel 37, nel 39 Francisco Lomuto, così come avevo detto, Claudio Villa, sempre per la Fonit Cetra, poi The Mara System del 59, posso andare, ok, e poi naturalmente, non ultimo ma in ultimo soltanto, Gabriella Ferri nella sua raccolta La sete ce passà. E naturalmente, così come avevo detto prima, c'è la versione del 72 di Lando Fiorini. Inutile che vi anticipi qualche frase del testo. Sotto un manto di stelle Roma bella mi appare, solitario il mio cuor disilluso d'amor vuol nell'ombra cantar. Una muta fontana e un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. E adesso cerchiamo di andare con il video. Aspetta, Fabio, allora non c'è il tecnico, facciamo partire prima il video e poi facciamo la condivisione. Ok, facciamo. Quindi loro li mettiamo piccoli, fai interrompi condivisione. Interrompi condivisione. Così dovremmo. Mm-hmm. Dovremmo farcela. Allora. Mettili piccolini loro. Così tu ti puoi aprire. Aspetta. Così? Sopra. Ah, piccolini così. Sì. Ah, impossibile ridurre l'icona zoom durante la registrazione di questa riunione. Ok.
po' più piccoli. Ok. Ok, andiamo qua. Così ti apri, ok. Ecco, adesso fai condivisione. Eccoci. Allora, spero che adesso siate riusciti anche a guardare in video, pare che dovrebbe essere attivato il video. Mamma, Cesare, Andrea Bixio e Bixio Cherubini. Chiaramente parlare di mamma è veramente complicato, se non altro per dare notizie particolari sulla canzone. Voglio quindi raccontarvi il perché fu interpretata da Beniamino Gigli. Beniamino Gigli negli anni 30 è stato nel decennio, diciamo tra il 30 e il 40, è stato capace di recitare in oltre, parliamo quindi in 10 anni, in oltre 150 recite al Metropolitan a New York. Evidentemente un po' stanco, evidentemente anche attirato dal guadagno che poteva in realtà fare sforzandosi molto meno e cantando cose della sua terra in Italia. È tornato in Italia, appunto, ha iniziato ad interpretare la cosiddetta canzonetta italiana
e dal punto di vista economico ha avuto un riscontro veramente incredibile. Però dobbiamo anche a questo punto dire due parole su Cesare Andrea Bixio, il compositore di questa canzone, poiché non soltanto era un compositore, non soltanto era un produttore, era soprattutto un impresario di rara bravura. Riusciva ad intuire tutto quello che poteva, tutto il futuro che poteva avere una sua idea. Quindi anche riuscire a convincere Beniamino Gigli ad interpretare questa canzone è stata appunto una sua idea, ma soprattutto è stata una sua intuizione. Bixio, voi pensate che era talmente noto nel mondo musicale europeo allora, che da Napoli, Roma, alle Folies Bergère, a Parigi, a Bordeaux, fino ad arrivare in Germania, tutte le produzioni, le cosiddette riviste, gli spettacoli musicali, erano in massima parte prodotti da lui. Cioè lui creava lo spettacolo da un progetto e poi chiaramente lo spettacolo girava il mondo, grazie a rappresentazioni un pochettino, come dicevo, in tutto il mondo. Aveva addirittura, e poi passiamo all'ascolto, aperto diverse succursali in tutto il mondo della sua casa editrice Bixio, che è stata un po' quella che ha, se vogliamo, da un punto di vista della musica leggera, ha proseguito nel mondo il predominio delle case editrici italiane che, per quanto riguarda l'opera lirica, parliamo di Suvini Zerboni, di Casa Ricordi e quant'altro. Allora, faccio partire subito. Prima facciamo partire il video, così come abbiamo fatto prima. Eccoci qua, però devo ritrovare quella schermata che non ce l'ho più a portata di mano. Dove ce l'abbiamo? Ecco qua. Ecco fatto. Mamma. Thank you.
messaggi di apprezzamento. Ah, grazie. Bene, adesso vi parlerò brevemente di una canzone che è oggettivamente affascinante. Affascinante perché immaginare che questa canzone è stata scritta per Wanda Osiris, immaginare che è stata interpretata da Wanda Osiris e soprattutto che ha girato il mondo grazie a una fortunatissima rivista che si intitolava Che succede a Capocabana, scritta da Alfredo Bracchi e da Giovanni Danzi, per la compagnia di Wanda Osiris e Carlo D'Apporto. Sto parlando della canzone Ti parlerò d'amor. È stata composta nel 1944 e ne fu pubblicato un 78 giri subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. E Ti parlerò d'amor fa un po' il paio con Malamore no, nonostante la grande voglia di divertimento, nonostante la grande voglia quindi di usare lo swing americano che era assolutamente di casa in Italia dopo alla fine appunto della Seconda Guerra Mondiale e i ritmi che ho definito già prima esotici, quindi gli accenti del jazz e quant'altro, Ti parlerò d'amore è una canzone assolutamente italiana, molto melodica, ma soprattutto una canzone molto molto intensa. E mi piace non leggervi tutto il testo perché chiaramente insomma sarei un po' troppo prolisso, ma ti parlerò d'amore con voce sospirosa. Non c'è più dolce cosa per far felice il cuor. Darmi i tuoi folli baci, stringiti forte a me, chiudi i tuoi occhi, amore, taci, voglio sognare con te. Mettiamolo subito in pausa, così non si perdono le luci, si fanno poi la condivisione. Sì. Vediamo. No, aspetta un'altra volta, ho sbagliato, eccolo qua. Metti in pausa. Ok, così partiamo subito. E adesso vado su Zoom. Zoom. Come prima, sì, sì, perfetto. Ecco qua. E ormai quello dato. Vado. Però devo... Dove sta? Condividi schermo? Sì. Perché... Ah, però devo tornare di là. No, vai, non è andato. Ok. E dove sta? Però il video così non lo trovo. No, esatto, dai, ora faccio andare. Rilancio, ecco, vedi? Come si? Sì.
Interrompi con dedizione. Eccoci. Bene, per introdurre il prossimo brano, tra l'altro a me piace in particolar modo, vi voglio parlare un attimo di Alberto Rabagliati, perché Rabagliati, forse grazie anche all'influenza che nella ricerca su questi brani ha avuto su di me, la, diciamo, l'affabilità che ho ascoltato in vecchie registrazioni, non della RAI, ma della EIAR, l'affabilità, dicevo, del cantante, dell'artista Rabagliati, voglio presentarvi appunto Mattinata Fiorentina, partendo però da Alberto Rabagliati, italianissimo, milanese, giovane, e vuole migrare per far fortuna negli Stati Uniti e sta ben 4 anni lì a cantare, a cercare di sfondare come artista, ma purtroppo questo non accade, quindi fa ritorno in Italia e durante una delle sue serate, che oramai erano, diciamo, erano diventate la quotidianità nei night, nei locali, incontra Giovanni Danzi. Giovanni Danzi, oltre a essere chiaramente un grandissimo compositore, era un dirigente dell'allora EIAR. E Giovanni Danzi propose al giovane Alberto Rabagliati, all'ancora giovane Alberto Rabagliati, di richiedere un'audizione. E l'audizione, pare, come ci raccontano gli annali, andò benissimo. Tant'è che prima di lanciarlo come solista, gli chiesero di entrare a far parte dell'orchestra Cetra, diretta da Pippo Barzizza. E in brevissimo tempo Rabagliati divenne la celebrità che tutti noi abbiamo sentito e conosciuto, al punto da arrivare nel giro di un anno ad avere nel 1941 una trasmissione in EIAR tutta sua. Ogni lunedì sera c'era appunto la trasmissione che si intitolava Canta Rabagliati, nel corso della quale cantante appunto proponeva i suoi pezzi più famosi, come appunto Malamore No, Baciami Piccina, Silenzioso Show, Bambina Innamorata, Guarda un po', Perduto i tuoi baci, ma soprattutto Mattinata Fiorentina, del suo mentore, del suo scopritore, o meglio di colui che l'ha spinto ad alzare l'asticella, quindi a provare ad andare in TV, Giovanni Danzi, su testo di Michele Galtieri. Facciamo andare. Dove sta? No, si è chiusa. Ah no, sta qua, sta qua. No, no, a posto. Thank you.
Condivisione. Eccoci qua. Bene, spero vi sia piaciuta questa interpretazione. Devo dire che mia sorella è stata veramente brava, sì, decisamente. Sarà poi la mia passione per questa canzone, quindi così. Quando vi ho parlato di Malamore no, ti parlerò d'amor, avevo accennato appunto a questa grande diffusione in Italia negli anni 40 dei ritmi, degli accenni della musica jazz portati appunto in Italia dagli alleati e dagli americani in particolar modo. Benissimo, Danzi, che ha scritto Mattinate, che abbiamo appena ascoltato, si è cimentato anche nello scrivere, diciamo, nello stile un po' blues, un po' swing, in questa canzone. Voglio però partire questa volta dal testo. Va, cuore mio, dal fiore in fior, con dolcezza e con amor, vai tu per me, va, che la mia felicità vive sol di realtà, vive vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte, e felice canto beatamente. Il titolo l'avete senz'altro intuito, Voglio vivere così. Giovanni Danzi l'aveva già presentato come autore della musica, Tito Maglio è stato l'autore del testo, ed è stata interpretata da un altro grandissimo cantante italiano, Ferruccio Tagliavini, in un omonimo film, come era assolutamente d'uso fare in quegli anni, diretto sempre da Mario Mattoli. Lo stesso Ferruccio Tagliavini, parliamo del grande Ferruccio Tagliavini, cantante lirico, nel 78 nel 1942, questa canzone, Voglio vivere così, con nell'omonimo 78 giri, che aveva come retro un'altra canzone che si intitolava Tu non mi lascerai. Voglio vivere così. Scusate. Che devo fare? Adesso arrivo. Thank you.
Eccoci. Allora, a questo punto, intanto mi auguro, adesso non vado a leggere i vostri commenti, però mi auguro insomma che la parte la chiacchierata, ma anche l'ascolto sia piacevole, così come lo è stato per me, Maria Rita, realizzare questi video per questo appuntamento. Dunque, non poteva mancare, parlando di questo repertorio così particolare, un accenno al quartetto Cetra. Sapete tutti la bravura e la grandiosità negli arrangiamenti, nella bravura e basta di questo quartetto, e soprattutto quanta fortuna sono riusciti a far avere a tante canzoni, tra cui quella che andiamo ad ascoltare, di cui sto per parlare. Questa è una canzone composta da Gorny Kramer, il grande direttore e fisarmonicista italiano, nel 1952, su testo, pensate un po', di Garinei e Giovannini, che prima di arrivare, diciamo, ai musical attuali e le varie, chiaramente scrivevano i testi per le riviste, e la rivista per cui questa canzone era stata composta si chiamava Gran Maraonda, era interpretata ancora da Banda Osiris, accompagnata questa volta da Alberto Sordi. È diventata questa canzone un classico della musica italiana, dicevo, proprio grazie al quartetto Cetra, anche se poi è stata interpretata, così come era uso fare in quegli anni, da tantissimi altri artisti. Ve ne cito qualcuno: Elena Beltrami e Natalino Otto, Nete Twins, Teddy Reno, il quartetto italiano, Renzo Arbore, Marisa Laurito. E pensate che nel 2016 il gruppo pop rock Dear Jack ha interpretato nella serata delle cover una nuova versione di questo brano alla 66esima edizione del Festival di Sanremo. Che canzone è? Avete indovinato? Allora, vediamo un po' se indovinate così. Thank you.
Bellissima la signora che ha scritto: io non mi fido nemmeno di quelli a mezzogiorno. Signora Rita, stia sempre positiva, per favore, mi raccomando. Ha suscitato grande ilarità anche con Nadia e con Annalika, perché oggettivamente, insomma, la battuta è stata carina. Allora, la storia di Violino Zicano, canzone tango composta da Cesare Andrea Bixio e Bixio Cherubini, è veramente particolare, perché cominciando dalla data di presentazione al pubblico, cioè il 1934, fino ad arrivare agli anni 70, ogni tanto c'è stata sempre una, ogni tanto significa ciclicamente, ogni 3 o 4 anni c'è stata sempre una interpretazione in un angolo diverso del mondo, che ha fatto sì che Violino Zicano tornasse ai primissimi posti nella classifica degli ascolti, ma soprattutto delle vendite. Questa canzone fu scritta, e sottolineo questa parola, questo verbo, musicata per il film melodramma. Era l'epoca dei primissimi film con il sonoro, il film con il cinema con il sonoro era nato pochissimi anni prima, e aveva come protagonista questo film, appunto melodramma, Elisa Merlini, che la cantò in realtà per prima. Però dopo Elisa Merlini diventò cavallo di battaglia di Milli, Carlo Buti, Ataneri, Fernando Orlandis. E dicevo, quando poi passava qualche anno, c'erano magari cantanti come per esempio Connie Francis, che negli anni 60 la fece talmente apprezzare negli Stati Uniti che furono vendute milioni di copie di Violino Zicano. Appunto, ciclicamente, appunto, c'era una ripresa delle vendite da parte di questa della casa editrice, appunto, Bixio, e quindi di questa canzone che adesso vi farò ascoltare. Interrompiamo la condizione, adesso c'è. Thank you.
Bene, dopo questo tango appassionato arriviamo al titolo della nostra serata insieme qui a Lule. Parlami d'amore, Marius. Era questo, diciamo, lo spunto che avevo preso e che avevo così suggerito a Nadia e Annalika per questa serata. Il brano è stato composto da Cesare Andrea Bixio nel 1932 e scritto su testo di Ennio Neri e il primo interprete fu addirittura Vittorio De Sica per un film della Columbia che si interpretava Gli uomini che mascalzoni. La cosa bella di questa canzone è che nonostante il successo, il denaro e quant'altro, Cesare Andrea Bixio scrisse Parlami d'amore Mariù dedicandola alla moglie Mary, che lui affettuosamente chiamava appunto Mariù. La storia di questa canzone, come è arrivata al successo, è veramente avventurosa. Perché? Il produttore Stefano Pittaluga, che era tra l'altro anche il patrone della casa cinematografica Cines, che stava appunto producendo Gli uomini che mascalzoni, fu sostituito da Emilio Cecchi, il quale impose che il film avesse quale colonna sonora principale la canzone Taxi, che era anche il titolo provvisorio della pellicola. Permise però Emilio Cecchi che fosse inserita anche Parlami d'amore Mariù, che poi insomma ha avuto il successo di cui sappiamo bene. Cosa accadde? Che durante le riprese il regista, che era Mario Camerini, e Bixio stesso forzarono l'utilizzo nel brano, nella scena della trattoria in cui De Sica balla con la ragazza, e doveva sentirsi in sottofondo un organino di quelli di osteria appunto suonare. Nottetempo, e senza chiaramente l'avviso della produzione, il compositore e il regista cosa fecero? Andarono a farsi preparare da un artigiano il rullo per l'organino. E quindi su questo rullo naturalmente scorreva la musica di Parlami d'amore Mariù. Il rullo, pensate, diciamo c'è un alone un po' di leggenda, pare che fu pronto per le 7 del mattino e poco dopo Camerini sostituì il rullo dell'organino e iniziarono le riprese con quel sottofondo, non più con la canzone che aveva previsto il produttore. Inutile dire il grande successo che ancora oggi ha Parlami d'amore Mariù, la quantità di interpreti che l'hanno cantata, che vi posso dire, Achille Togliani, Tino Rossi, Mario Del Monaco, Mario Lanza, Fred Buscaglione, Enrico Ballano con la direzione orchestrale di Stocchetti, Dimitri Vrostovsky, Johnny Dorelli, Beniamino Gili, Elio Mauro, Natalino Otto, ne ho una sfilza qui davanti a me, Christian De Sica naturalmente, lo stesso Mal, vi ricordate, Furia il cavallo del West, fino all'ultima volta che fu incisa questa canzone, pensate, è stata pubblicata in un album Viva la dolce vita del 2015, quindi giusto di qualche anno fa. Ma non si può dimenticare per esempio la versione in lingua francese, mi viene da ridere perché ho letto quelle parole, insomma non sono troppo dedicate più alla moglie di Bixio, si chiama La Chalande qui passe, è stata interpretata da Lis Gauty e da Tino Rossi, ma poi c'è una versione in inglese, il testo è di Stillman, che è stata incisa nel 58. Esiste una versione americana, statunitense, intitolata Love's Last Word is Spoken, con il testo scritto da Bruce Seaver, che è un noto paroliere americano della prima metà del Novecento. E pensate che nell'84 fu proposta ed incisa da Luciano Pavarotti con l'arrangiamento, pensate un po', di Harry Mancini. Sapete chi è Harry Mancini? Per farvi un esempio, è colui che ha scritto il tema della Pantera Rosa. Questo è Harry Mancini. Poi l'abbiamo ascoltata nello spot del Mulino Bianco, se qualcuno di voi signori è appassionata di telenovelle brasiliane, ci sta Terra Nostra, La Speranza, insomma di tutto c'è sempre.
parlano d'amore, Mario. Ma io, mi piace ricordare l'interpretazione estemporanea del sergente maggiore Lo Russo, che era interpretato da Diego Abbadantuono, in una scena del film di Gabriele Salvatores, Mediterraneo, film del 1991. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stelle negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino. Perché sospirar? Parlami d'amore, Mario. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuor non soffro più. Parlami d'amore, Mario. Ci riproviamo, interrompi. C'è. Bene,
Riattiviamo il microfono? Sì, sì, sì. Così... Sto immaginando una famiglia di grandi artisti come voi, chissà come si sta bene in casa, in vostra compagnia. Bis, bis, bis. Ok, chi vuole si può riattivare il microfono adesso, così se volete fare delle domande al maestro. Ah sì, beh, volentieri, se c'è qualche, come dire, romantico ricordo che volete aggiungere, per l'amor del cielo, su tutto, fate pure. Però dovete attivare il microfono, altrimenti non vi sento. Intanto complimenti. Grazie. Intanto complimenti. Fabio, sono Lucia. Lucia, ciao, buonasera. La signora Lucia ci ascolta da sola, non che sta proprio qui, insomma. Ecco. Quindi è una cara amica con la quale dividiamo un bel percorso e che ha voluto, ecco, essere con noi stasera. Ciao Lucia. Sono emozionatissima. Ma ho scritto, grazie, anche... Nelle chat ho scritto che mi avete evocato il ricordo di mia madre che le cantava tutte. Allora, mia madre cantava per qualsiasi cosa, anche durante le faccende non faceva altro che cantare, e queste canzoni erano tutte sue. Quindi è stato bellissimo, ci avete fatto passare del tempo meraviglioso. La qualità dell'incontro, l'affetto, è stato bellissimo, bello, e non dimenticatevi di avvertirmi se ce ne saranno altri. Va bene, senz'altro allora. Grazie Lucia, grazie davvero, un abbraccio a tutti da parte mia, a Roberto, a Nicodini, a tutti. Grazie, grazie assai. Sono una gioia, complimenti, sorella. Al solito bravissima. Lei, vabbè, non ne parliamo. Brava, brava, tesoro. Meraviglioso. Speriamo di vederci presto, però, perché così sì, è bello, però. Tutta un'altra cosa. Grazie ancora, maestro. Grazie, grazie. Ma ci mancherebbe. Grazie anche a voi per la bella compagnia. Bravissimi, bravissimi. Anche io, dunque, la mia mamma e mia zia facevano le faccende cantando e cantavano queste canzoni. E stavo riflettendo che c'era tanta cultura musicale allora, forse perché pochi avevano la radio e quelle volte che le sentivano, le memorizzavano, ed era una festa stare in casa con loro, veramente. Noi adesso nessuno canta più, si è perso un mondo che le canzoni rimangono, per carità, sono bellissime, ma le nostre mamme erano giovani, allora giovanissime, ma contente con quel pochissimo che avevano, sognavano attraverso queste canzoni. E è stato un tuffo davvero nel passato, un tuffo dolcissimo, tenerissimo, per me è una grandissima sorpresa stasera. Chi pensava di passare una serata musicale così, come fossimo andati a teatro? Ci avete fatto un regalo magnifico. Complimenti, siete bravissimi. Grazie. Un abbraccio, grazie, grazie. Grazie di cuore, grazie. Noi siamo abituati invece a avere queste opportunità, che dobbiamo fare? Siamo fortunati così. Beh, allora, insomma, dal comune di Francavilla, ma soprattutto devo dire veramente grazie a Nadia e Annalika, perché, insomma, riuscire ad andare avanti in questa situazione, inventandosi chiaramente con i mezzi tecnologici quello che sono riuscito a fare, per me è stata una grande gioia. Appena mi hanno chiesto te la sentiresti fino aprile, vieni, non ho esitato un attimo, ok, chiaramente, ma poi ci abbiamo dovuto lavorare un po' sopra, perché comunque registrare eccetera, ma è un piacere assoluto, anche perché poi comunque, come potete immaginare, a noi, diciamo, tra virgolette artisti, ma diciamo operatori dello spettacolo in genere, ecco perché mi accomuno in particolar modo a Nadia e Annalika, manca tantissimo il contatto con voi, perché il nostro lavoro sopravvive e vive di voi, non può vivere, non possiamo vivere di noi stessi, cioè non possiamo essere autoreferenziali, è inutile studiare per noi stessi, o meglio, serve anche studiare perché è normale, ma senza avere, ecco, anche la sorpresa di Lucia che mi chiama da sola, perché so che ha avuto da qualche uccellino malandrino il link per potersi collegare, benissimo, e sono quelle belle sorprese che chiaramente ti riempiono di gioia e ci fanno sperare, ecco, di riniziare presto, prestissimo, come
sarebbe auspicabile per tutto, però ecco, parlando di me, della mia attività come operatore dello spettacolo, chiaramente a breve. Una curiosità vi voglio raccontare però, è che quest'anno per la prima volta sto facendo un'esperienza nella scuola media come insegnamento e sono, pensate un po', alla Sterope, al Masci qui a Francavilla e alla Sterope. Tra l'altro sono... Veniamo. Vabbè, portate i libri, mi raccomando, che sennò vi sgriderò poi quando vi sedete in classe, visto che adesso siamo in presenza. Quindi anche questa, diciamo, questa piacevole coincidenza di stare a Francavilla, di fare queste cose con voi a Francavilla, insomma, rende il tutto meno pesante e più godibile, insomma. Bene. Nadia, Annalika, volete salutare anche voi? Sì, no, no, guarda, non ti preoccupare, tranquille. Così. Allora, intanto grazie a Fabio e grazie a Maria Rita perché ho visto che ha attivato la videocamera, quindi la vediamo. Grazie davvero. Sì. Dobbiamo togliere questi, ok. Ah, ecco, guarda quante ci sono. Vai avanti, che ci sta anche tua sorella. La volevo salutare, eccola qua. Ciao Maria Rita, puoi attivare l'audio se vuoi intervenire in qualche modo. Ecco. Grazie, come ho scritto è stato come avervi nel mio salotto, tutti, bellissimo. E speriamo di realizzarla questa cosa nel mio salotto, vi aspetto. Grazie, complimenti. Grazie per averci ospitati nel tuo salotto, è stata un'esperienza bella. Poi ci sono stati tantissimi commenti, tutti bellissimi, positivi, molti ricordano i genitori, la mamma che cantava queste canzoni, perché effettivamente è così, insomma, si torna un po' indietro. Chiaro. Siete stati veramente bello. Rita ci ha scritto: organizzate una serata all'aperto col grande maestro Dorazio quest'estate, magari cercheremo di farlo un tratto di spiaggia libera, ci mettiamo la distanziati, non ci possono dire nulla. No, posso fare, c'ho la spiaggia libera anche libero, si può fare. Rita, ci mettiamo di fronte casa tua sulla spiaggia libera. Contrada Postilli, siamo arrivati. Tanto Fabio è già stato a Contrada Postilli l'anno scorso. Io vado al mare lì. Mare, quindi si può fare benissimo. Sì, è vero. Stato per tutti. E non dimenticatevi di me, eh. Non ti preoccupare, guarda. Ci teniamo informati. Assolutamente. Noi ci siamo ogni mercoledì pomeriggio, se vuoi ti puoi collegare sempre. E come? Noi ci siamo tutti mercoledì pomeriggio, facciamo una lezione. Mo la prossima, per esempio, prossimo mercoledì ci sarà Luca Biancadoro, che è un fisioterapista, ci parlerà di posturale, di problemi legati appunto alla posturale, eccetera. Quindi può essere, è sempre molto interessante, diciamo, ogni mercoledì c'è un argomento diverso, quindi quando vuoi ti puoi collegare. Benissimo, ci penso io a tenerla informata. Va bene. Perfetto, grazie. Questo naturalmente vale per tutti coloro che ci stanno ascoltando e insomma, niente, noi cerchiamo di andare avanti e di tenervi compagnia sempre. Assolutamente. Grazie. Complimenti. Grazie. Bellissima iniziativa. Grazie. Per chi ha Facebook, abbiamo anche la pagina Facebook, si chiama Ule Francavilla. Sì. Quindi la pubblichiamo anche il link tutti i mercoledì e ci potete seguire. Sì, poi magari abbiamo anche un gruppo di WhatsApp. Chi vuole chiederci di essere... Ok. Va bene. Allora, noi vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, appunto con Luca Biancadoro. E niente, ringraziamo di nuovo. Grazie Fabio, a voi, grazie veramente di cuore. Grazie. Maria Rita, e grazie. Veramente vedremo se potremo vederci in presenza. In presenza presto. Ok. Ciao. Che devo fare qui adesso? Adesso dobbiamo rispondere.